No, lei, cioè, il sole, amore, non vedo un cazzo. Ma senza il sole non si vede, quindi. Ok, vai. Gira. Gira, 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 corri, corri. Ma perché dal senso contrario? Io sono Sofia, bentornati e benvenuti nel mio canale. Oggi, come potete vedere, c'è un ospita. Un ospita femmina. Ospita. Un ospita. Io. Che si chiama? Benny. Benny. Scusa, c'ho... Sì, no, è vero. Oh. Ah, bello. Benny, come ci siamo conosciute? Ci siamo conosciute in un ristorante dove lavoravo e... E niente, ci siamo conosciuti. Mia mamma si è innamorata di lei, ha detto: Sofia, esci con quella ragazza, sembra una brava ragazza. Non sapeva la mamma. Benny, qual è il mio colore preferito? Dai, Benny. Nero. Oh. Quando nero? Sono nata? Sicuramente non in estate. No. Inverno? No. Primavera? No. Autunno? Beh. Quando sei nata? A ottobre. Che giorno? Il 5. Bravissima! Ma parliamo un po', non lo so, di Malaga. Malaga. Come Malaga. Ci troviamo a Malaga? Bella, bellissima. Guarda dove siamo. Oggi quanto? Che giorno è? Oggi è. Oggi che giorno è? Il 3 e 4. Il 3. 3 settembre. 3 settembre al mare. Costume, sdraietta, noi ricchi, ma in verità siamo tutti poveri qua. Io sono povera. Io vabbè. Pure. Cioè, mi sto spingendo a fare un video su YouTube con Sofia perché mi paga. Però volevamo dire, però adesso l'abbiamo. Allora, detto. Aiutiamo i ragazzi che mi scrivono, poveri come noi, come se c'è lavoro, se... No, qua a Malaga puoi vivere come vuoi. È vero, no? Puoi c'è vivere... lavoro. Facendo beh, nel festa. Campo del turismo. Nel campo dell'osteleria c'è sì. Tanto lavoro, vero? Sì, molto. Il lavoro si trova, certo, si trova quello che si trova, nel senso i soldi non è che sono però tutti si gravi soldi, però si trova si e si vive bene esatto. Con poco, che non è. Esatto. Non serve soprattutto per le case, quanto si pagano, insomma. Che il tuo ciuffo? Bellissimo. Per esempio. Visto? Sì. Hai visto? Alla fine ci ha beccato. Grande manzo. Quindi oggi siamo state al mare. Abbiamo pranzato qua da ricchi. Abbiamo dormito. Abbiamo dormito sono appena svegliata. Ho dormito con la maglietta, raga. Cioè sono venuta al mare per all'ombra. Dormire all'ombra con la maglietta. Io invece ho proprio dormito sonno. Al sole senza maglietta. Ma infatti mi guardate così. Guarda solo qua sul braccio. Tutte colorito. Strisce. Ma è strisciette. Sì, tutte strisce del. Ma tu ti sei ossessionata qui. Ma nemmeno l'ho preso il sole. Guarda lì. Guarda. Oh, Sofia bicolore. E no, è vero. Vuoi mettere un po' di cremina? Allora, Benny è di Napoli. Io sono di Napoli. Ciao, quanti anni c'hai, Benny? Dillo a tutti quanti anni hai. 26. Vivo a Malaga da un po'. Da un bel po'. Sì, lei vive a Malaga da molto. Sì. Da è cambiata la situazione da come era prima a come adesso? Sì. Malaga 3 anni fa era totalmente diversa da come adesso. Adesso è più popolata. Tanti italiani, molti italiani, troppi italiani. Però fondamentalmente si sta bene, si stava bene prima, si sta bene adesso, si sta bene sempre, infatti me ne vado. Vabbè, ma non è che te ne vai da Malaga perché ti ha portato Malaga ad andare via, ecco. Io credo che Malaga non spinga proprio ad andare via. No, però diciamo che sicuramente Malaga è una città dove puoi fare ciò che vuoi, però giustamente se il cuore chiama, la mente risponde. Lo spagnolo com'è? Ah, spagnolo, allora, beh, premettiamo che io quando sono arrivata qui non parlavo neanche. Oh, ecco, zero. dillo che cioè, zero, 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 zero. Cioè, non entravo neanche al tabacchino a comprare le sigarette, le compravo in qualche macchinetta nascosta, in qualche bar, pur di non parlare. Poi ho fatto un colloquio, cioè, ho lavorato perché io sono arrivata qui già con lavoro, vabbè, è un casino. Mm-hmm. Ho fatto un colloquio di lavoro dove mi hanno chiesto come andasse lo spagnolo e che lingua parlassi. E io ho detto, vabbè, lo spagnolo, il francese perché sono stata in Francia, ho vissuto in Francia, a Parigi. Lo spagnolo, madrelingua proprio, cioè mia madre è di origini spagnole e non se lo ricordo.
fondamentalmente non parlavo nulla di spagnolo. Manco però adesso ho detto, lo parla però. No, anche adesso, adesso vado a Jess, vedete un po' così, muovo le mani per distrarvi. Parla uno spagnolo italianeggiante. Italiagnolo. Italiagnolo, ecco. Esatto. No, però non è vero. Ho iniziato a parlare spagnolo perché mi servivano i soldi. Io l'ho sempre detto, lavoro, per la sopravvivenza. Quindi mi sono buttata e raga... Fatelo. Fatelo perché lo spagnolo a parte che è semplicissimo. Da due persone che hanno vissuto all'estero da un po', un consiglio? Un consiglio, tentate sempre. Bravissima. Ascoltatevi e tentate. Esatto. Perché è molto importante. Senza paure, senza niente, perché le paure sono quelle che vi bloccano di più. Esatto. E poi comunque esperienza, che sia di un 6 mesi, 3 mesi, un anno, due esatto. anni. Esatto. Io lo dico sempre, un'esperienza all'estero è come l'anno del militare, ti ricordi quando andava, no, di moda? Io non andavo. No, quando dovevi fare il militare di leva, sì. No? Che era obbligatorio. Alla fine è come esperienza, serve perché ti fa crescere, perché ti allontana comunque da una realtà della tua città. Esatto, dove ti devi adattare da per solo. Per quanto tu possa viverlo bene, però è comunque... la tua città, esatto. Le tue abitudini, le tue cose, quindi un po' di cambio ogni tanto, raga, fa bene. Bravissima. Quindi questo è un consiglio che la Benny e anche io con tutto il cuore vi diamo. E non abbiate mai paura, buttatevi e fate quello che vi pare, informatevi, ma anche senza informarvi. Cioè, io sono venuta qua, così. Sono arrivata qui, raga, con 150 euro. Vivevo in un appartamento e pagavo 40 euro al giorno. Prendevo pochi spicci all'inizio dove lavoravo. Abbiamo fatto tutti la gavetta, ragazzi. E poi alla fine, ragazzi, sto qua a male, senza una lira. No, sto scherzando. Però fondamentalmente mi sono presa tante soddisfazioni. È vero, è vero. E siamo anche cresciute, no? Sei cresciuta, ti senti cambiata, cresciuta. Io mi sento cambiatissima. A parte che cambio ogni mese io. Cresco bipolare. Ogni mese. No, non sono bipolare, però dico cresco ogni mese, che c'è certo. Sempre qualcosa che mi fa crescere, perché certo, piove sempre sul bagnato e quindi le esperienze ci sono sempre e quindi uno cresce sempre. Esattamente. E niente, questo era un piccolo pensate video. Che adesso io mi trovo a convivere con un uomo in casa posso mia. Posso riprendere? Non vuole farsi riprendere, ragazzi. Però momentaneamente. Ha problemi con i cani? Perché? Io ho problema con gli uomini, cioè... Ognuno ha problemi con qualcosa. Però sei contento, dai. Sì, molto contenta perché. Molto contenta perché Sofia se ne va. Perché. No, scherzo. Stavo proprio facendo la domanda, ma tu mi vai bene. Ma tanto. No, vero. Ma ci siamo affezionate. Purtroppo sì. Ci siamo affezionate. Cioè, ci siamo legate più tardi. Troppo perché tardi. Però. Sofia era un po' strano. Un po' ma che ero io? Ma che stai a dire? Sto scherzando, ma perché io lavoravo, facevo prima di questo lavoro. Mamma qui, mia, faccio, lavorava un lavoro molto impegnativo perché lavoravo tanto, perché lavoravo fino la mattina sì. Presto. E quindi non ci vedevamo non mai. Ci vedevamo mai e quindi non ci siamo mai vissute fondamentalmente. E quindi fondamentalmente adesso lei se ne va da un lato e io me ne vado dall'altro. Però i legami, quelli veri, rimangono. Sì, soprattutto giusto? I video su YouTube. Quando mi mancherà io andrò a guardare. Oh no! Mi vuoi salutare? Salutiamo. Ciao vabbè, ragazzi, qualsiasi ragazzi, domanda scrivetele. Vi metto il profilo Instagram qua sotto, lei è una cuoca. Se venite a Malaga andate a mangiare da Pizza Amore, che lei è la cuoca. Prendete una bella carbonara. Top. Toppissimo. Mando un bacio. Ciao. Ciao.